Al di là della solidarietà doverosa, bisogna assolutamente rompere l'isolamento della Turchia, offrendo la strada ad Erdogan per riallacciare rapporti di più forte collaborazione con l'Occidente. Erdogan ha impresso un corso politico alla Turchia che è carico di contraddizioni. Apre all'accordo con l'Unione Europea sui profughi, poi minaccia i paesi che riconoscono il genocidio degli armeni, stringe forti accordi intrasunniti con i palestinesi di Hamas e proprio ieri firma un patto di pacificazione con Israele. Critica Mosca per il suo aiuto ad Assad in Damasco e ora chiede scusa per il jet russo abbattuto scientemente al confine con la Siria. L'Italia ha un ruolo importante. In questo momento si tratta di creare le condizioni di amicizia, di democrazia, di diritti umani e di sicurezza tali da poter coinvolgere la Turchia pienamente nell'Unione Europea. Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevole Brunetta. E adesso do la parola al deputato Erasmo Palazzotto. Prego, deputato. Grazie, signora Presidente. Istanbul ferita è la porta d'Oriente che crolla, quella porta che l'Europa aveva socchiuso dimenticando di difendere. Porta che andava difesa tenendola aperta, perché Istanbul è un pezzo d'Europa, è una parte di noi, di quell'Europa mediterranea e mediorientale di cui nostro malgrado siamo parte. Basta fare un giro per il Gran Bazar di Istanbul per riscoprirsi in uno qualsiasi dei grandi mercati delle nostre città del sud. Ma il cordoglio, signora Presidente, oggi non può essere un'arma senza memoria e noi abbiamo il dovere di riportare anche in un momento così drammatico, stringendoci attorno al popolo turco che soffre di questo ennesimo attentato, abbiamo il dovere di ricordare che ci sono grandi responsabilità da parte del governo turco rispetto alla condizione in cui oggi si trova la Turchia. Mi verrebbe da dire: chi semina vento raccoglie tempesta, e le ambiguità che il presidente Erdogan e il suo governo hanno manifestato nei confronti del terrorismo di matrice islamica dell'ISIS per molto tempo in questi anni, fomentandolo e sostenendolo, oggi si ritorcono contro il popolo turco e la nazione intera. E noi abbiamo il dovere oggi di ricordare questo nel commemorare le vittime di questo brutale attentato, perché abbiamo bisogno che tutto ciò non accada più e abbiamo bisogno di dire che l'Italia e l'Europa sosterranno il popolo turco anche nei confronti delle vessazioni a cui è sottoposto dal proprio governo. Grazie. Grazie, deputato Palazzotto. E adesso la parola all'onorevole Fabrizio Cicchitto. Prego. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere la più totale solidarietà nei confronti del popolo e anche del governo turco, non possiamo certamente fare a meno di fare una riflessione critica e anche autocritica. Probabilmente l'Europa alcuni anni fa perse una occasione quando la tendenza della Turchia era nettamente avere un approdo ad una aggregazione europea che invece fu rinviata per la resistenza di alcune grandi nazioni del centro Europa. E quella occasione persa poi ha determinato un'involuzione all'interno della Turchia di tipo autoritario che certamente sta pesando negativamente. Noi ci auguriamo che gli ultimi atti fatti dalla Turchia recentemente, per esempio l'accordo con Israele, segni un mutamento da questo punto di vista. E non c'è dubbio che occorre una grande solidarietà internazionale dagli Stati Uniti all'Europa, alla Russia, per battere.